Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero que tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta. Un adeguamento contrattuale che all'epoca, diciamo tra virgolette, guadagnava poco per noi ragazzi che venivamo dal settore giovanile. E Maradona mi fece una domanda, eravamo a tavola prima della partita contro il Parma, e mi chiese: ma tu quanto guadagni? E io all'epoca si parlava di milioni, e disse: guarda, io guadagno 60. Mi scusa, al mese? No, io dissi all'anno. E lì si arrabbiò moltissimo. Perché siccome io lo dico loro da tanti anni, chiamo Moggi, arrabbiatissimo, la sera, infatti litigarono e andarono via arrabbiatissimi. Io tutta la notte non ho dormito, ho fatto un guaio, il giorno dopo si giocava contro il Parma, fortunatamente c'è due gol Maradona, due gol Careca, quindi andò tutto bene. Io pensavo che Moggi si arrabbiasse, invece poi il martedì mi ha chiamato e mi ha adeguato il contratto, mi ha raddoppiato, ho litigato e grazie a Maradona ho cominciato a guadagnare molto più. Questo però ci fa capire anche la grandezza del un grande uomo e un ottimo sindacalista Maradona. No, ma credo che al di là di tutte le... cioè, la grandezza di Maradona è sotto gli occhi di tutti. Però il cuore di Diego è spesso dimenticato. Lui, a parte questo, faceva tantissime cose per le persone più sfortunate. Poi aveva purtroppo un problema suo personale che lo ha devastato, tra virgolette, e però lui lo ha sempre ammesso, lui si è fatto male da solo, non ha mai fatto male a nessuno. Però bisogna sempre dire quello che era Maradona, di là della grandezza che era in campo, ma come uomo penso che una persona così immensa, che dava una mano a tutti, soprattutto io ero l'ultimo arrivato, mi ha dato una grande mano.